Siamo qui con il tecnico del Barcellona, Silva Puig. Buonasera mister, anche quest'anno avete onorato il torneo con la vostra presenza. Immaginiamo anche una grande soddisfazione per voi e una gran bella esperienza anche per i vostri ragazzi. Sì, no, ho capito. Siempre que recibimos una petición de un torneo de Italia, intentamos venir porque sabemos que es un fútbol muy competitivo, de mucha fuerza, y eso nos va bien porque nosotros tenemos jugadores que técnicamente son muy buenos, pero tienen un punto que necesitamos conseguir de competitividad, de fuerza, de energía, de trabajar. Por eso venir aquí siempre, siempre es, para ellos es formativamente es muy, 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 muy rico. Y además que el fútbol italiano siempre de todos lados se aprende y el nivel que hay en este torneo es fantástico. O sea, estamos encantados de venir. Como ha dicho que son stati molto contenti de venir aquí, perché il torneo giustamente si conoscono bene il calcio italiano, quindi sono soddisfatti, conoscono bene anche i nostri giocatori, quindi per loro è stato un onore partecipare a questo torneo. Ecco, il Barcellona è divenuto celebre nel mondo anche e soprattutto per il suo vivaio, per la famosa cantera blaugrana. Ecco, che differenze avete visto rispetto alle grandi realtà italiane a cui siete stati in contatto, cioè Inter, Juventus e Roma in questo torneo? Bueno, no sé, otros clubes no sé exactamente cómo trabajan, pero nosotros sí, eso tenemos muy claro y que es, creo que es lo que diferencia de muchos equipos, es que tenemos un estilo de juego, una filosofía que desde los chavales de 6 años hasta el primer equipo siempre respetamos. Vayamos perdiendo, ganando, apurados resultados, siempre tenemos una filosofía muy clara de juego y que los niños desde muy pequeño, como te digo, van creciendo con esa idea y por eso cuando chicos tan jóvenes que juegan en el Barça B, el primer equipo, llegan a debutar, debutan jóvenes porque ya conocen, ya saben, entonces es una ventaja muy grande para nosotros. La loro dice che la loro filosofia, giustamente i ragazzi, i bambini iniziano da 6 anni, quindi crescono con questa filosofia e crescono con la mentalità che c'è nel Barça, diciamo. Ecco, vedendo giocare le varie squadre, vi ha impressionato qualche squadra in particolare? No, me sorprende sobre todo los, ya sabíamos, los equipos que han pasado, todo la Juventus, el Inter y la Roma, son equipos que tienen un poderío físico muy fuerte, que saben competir muy bien y que además sorprenden porque hacen un buen fútbol. Y además de los tres que han pasado nosotros, me han sorprendido equipos como el puesto de aquí de casa, que es un equipo muy, muy competitivo, que ha plantado cara hasta el último segundo. Felicitarles por el partido. Y bueno, el resto de equipos, hemos jugado contra el Ascoli, el Empoli, partidos de resultados muy ajustados. Entonces, te digo, Italia siempre es competir y por eso venimos, para competir. Giustamente dice, loro conoscono le squadre più blasonate, però giustamente sono rimaste anche impresse della squadra locale del Tor 3S, quindi sanno che il football italiano, dice, è buono. Ecco, volevo chiedere proprio a proposito della nuova Tor 3S, una partita comunque tirata, tesa contro una dilettante italiana che ha fatto gran bella figura al vostro cospetto, voi che siete una grandissima realtà internazionale. Sí, nosotros, nuestra intención es tener el balón y generar ocasiones fuertes y tienen esa bravura italiana, ha costado mucho, pero bueno, nosotros hemos respetado nuestra filosofía que es tenerla, no lanzarla y bueno, ha sido un partido igualado de centro campo, de mucha fuerza y hemos salido victoriosos con 0-1, pero yo te digo, felicitar al rival porque hasta el último segundo ha sido un partido disputadísimo. Giustamente loro, la loro filosofia è quella di giocare sempre con la palla a terra, quindi hanno giocato sempre così come sanno giocare loro, anche se diciamo, il torte test gli ha dato da fare, perché giustamente anche il football italiano, come dice lui, è tenace per questo. Siamo con il tecnico della nuova Tor 3S, Damiano Buffa, abbiamo appena sentito anche il tecnico del Barcellona farvi i complimenti, credo sia una gran bella soddisfazione. Grande soddisfazione aver partecipato a un torneo così importante e prestigioso, ma non come comparsa ma come protagonisti. Questa è stata la sorpresa più bella per me, per la società, ma soprattutto per i ragazzi che sono stati a livello, ecco, di squadre così importanti, forse la più importante come il Barcellona. Quindi grande soddisfazione e grande fiducia per il proseguo. Ecco, avete tenuto testa in questa partita, nello scontro diretto al Barcellona ed anche nelle due partite precedenti avete fatto più o meno gli stessi numeri della squadra blaugrana, credo che anche quello sia particolarmente significativo. No, infatti la soddisfazione è proprio questa, che non è stato soltanto per casualità e per una partita, ma è stata in tutte e tre le gare una d'oltre teste molto forte, molto equilibrata, anche come personalità. Dispiaciuto soltanto, ecco, prendere un gol su calcio piazzato contro il Barcellona, che non è proprio il loro punto di forza.
Certo, e vedendo le altre squadre del torneo, ora quali vede come favorito? È proprio il Barcellona o le altre italiane che sono passate in semifinale? Ma come sviluppo proprio di gioco e di manovra, la squadra che mi è piaciuta di più è la Roma, quindi credo che si riuscirà a avere tutti i giocatori in forma, perché poi tutte partite così attaccate dipende anche da questo. Sì, io credo che la Roma sia la squadra che gioca meglio. Grazie mille allora a Buffa, al tecnico della Nuova Tortè 3. Grazie a voi.